Ecco, è andato. Quando vuoi puoi partire. Perfetto, allora, siamo qui, abbiamo appena terminato, ma mi senti bene, giusto Francesca? Sì, ti si sente. Ottimo. Abbiamo appena terminato la lezione di comunicazione e siamo in tema. C'è questa classe bellissima di Bari, ma so che anche a Roma e Milano ci sono stati corsi oggi, quindi è una giornata piena di formazione. Mi fa molto piacere questo, perché poi farlo la giornata dell'analogista, poi penso sia stato un caso che proprio il 15 maggio, oppure l'abbiamo fatto apposta, manco lo ricordo questo. Intanto siamo in tanti oggi ad alimentare questa forma pensiero, questa egregora, come direbbe Stefano, dell'analogista, perché c'è chi partecipa online, chi in presenza, chi nei corsi, comunque tante persone nello stesso giorno che parlano delle tecniche benemeliane. Quindi stiamo infertizzando questo approccio, questa forma pensiero e rendendola quindi più forte, più efficace. E allora, questa giornata dell'analogista, che da 3 anni, se non sbaglio, questo è il terzo anno, quindi anche noi abbiamo la nostra giornata. Gli analogisti, e poi non solo gli analogisti, ma anche gli allievi, chi segue i tuoi percorsi, ma non solo chi si iscrive alla formazione per diventare analogisti, tutti coloro che poi, ecco, utilizzano le tecniche benemeliane, sono dei piccoli analogisti. Anzi, anche i bambini poi sono analogisti, perché i bambini sono i primi ad essere analogici. E le famiglie sono analogiche, e infatti oggi è anche la giornata della famiglia. Della serie, è la giornata di festa di tutti, non limitiamoci solo a noi analogisti, siamo tutti quanti in festa. In questo contributo che ho voluto dare a questa giornata qui è sulla crescita personale e professionale, perché penso che è molto importante lavorare su questi due aspetti, in quanto noi conosciamo l'analogista come il professionista d'aiuto. Quindi chi acquisisce il titolo, la prima cosa che fa è aprirsi uno studio oppure andare in un centro e iniziare le consulenze individuali, che è una bellissima cosa, perché soprattutto poi è portato alla professione d'aiuto. Ma in realtà l'analogista è anche altro, è molto altro. Non è solamente un professionista d'aiuto. È una guida, è un leader, perché poi un analogista in un'azienda non è che si mette a fare delle sedute ai colleghi o ai dipendenti, ma adottando le tecniche di comunicazione non verbale, con tutte le variazioni che abbiamo, ma anche le tecniche di filosofia analogica, si può dire Se vuoi, che puoi anche assistere. ok. Allora, dicevo, anche il fatto di un analogista in un'azienda comunque porta un valore aggiunto, non solo le capacità, o come si dice oggi, le hard skill, quindi sono un informatico, so utilizzare un linguaggio C, questo è un hard skill, ma anche la capacità di empatizzare, di risolvere i problemi dell'azienda, il famoso problem solving, ecco, perché deve subito arrivare a prendere delle decisioni. Quindi, in qualche modo, ecco, l'analogista non è solamente il professionista d'aiuto, ma è versatile come figura. Prima di arrivare a tanto, c'è la crescita personale. Questo è un termine molto inflazionato, se vogliamo, perché esistono davvero tantissimi corsi di crescita personale, poi chiaramente validi, perché se ti danno un contributo e lavorano sulla crescita, sono validi. È chiaro che ci deve per forza essere questo passaggio della crescita personale, e su questo Lucda negli ultimi mesi ci stiamo organizzando con dei nuovi corsi che si chiamano Restart. Sicuramente avete visto le pubblicità. Ieri qui a Bari abbiamo avuto Restart, il trainer di Restart di Bari, Nicola Sacchetti, che è un analogista. Oggi anche è festa sua e abbiamo parlato un pochettino di questo percorso Restart. Quindi non un percorso per chi vuole diventare analogista, è uno step prima, per chi vuole utilizzare però le tecniche analogiche per diventare un
leader di se stesso, se vogliamo, quindi per poter acquisire questo, tra virgolette, potere, perché è importante, poi senza pensare a far diventare una professione tipo questo. E questo progetto sta partendo in tante città d'Italia, ma ho salutato qualcuno, tipo Luisa, che è una trainer di Belluno. Sono tanti analogisti coinvolti, tante città coinvolte, e per chi è qui oggi ad ascoltarci per la prima volta, l'invito è chiedere informazioni per partecipare a una serata di presentazione e iniziare a conoscere, con un trainer che fa da guida, quali sono queste discipline analogiche e come poterle utilizzare per la propria vita. Gli argomenti che si trattano durante le start sono 7 serate e sono argomenti che abbiamo preso, insomma, di utilità dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice: per essere felice devi avere questi requisiti. Quindi si parla di comunicazione, in modo più specifico comunicazione analogica, che non è solamente comunicazione non verbale. È tanto altro, si parla di problem solving, si parla di consapevolezza, ci sono tanti argomenti interessanti, ma va bene, questo magari lo approfondirete perché c'è sul sito tutta una sezione su Restart. Torniamo alla nostra crescita personale, che è molto importante, e io voglio anche non solo dare un contributo così di formazione, quindi lasciandovi un assioma, ma penso che arriva di più quando si trasmette un'esperienza, quindi qualcuno che poi ha fatto di queste conoscenze la propria crescita personale in vari ambiti della vita. Quali sono questi ambiti della vita? Noi li chiamiamo punti distonici, cioè cosa significa? Che c'è un gap, una distonia, un dislivello tra come vorrei che le cose andassero a come vanno realmente la nostra vita. E elencando quali sono questi 5 punti distonici, quindi quali sono le aree della nostra vita dove potremmo essere felici perché le cose non vanno come vorremmo. Cioè, abbiamo quest'ordine, è ben preciso l'ordine, però non lo spiego qui adesso in diretta. La prima area o punto distonico è la famiglia d'origine. Quindi qua abbiamo famiglia d'origine, significa mamma e papà, il mio rapporto con mamma e papà. Magari io vorrei che il rapporto con i miei genitori fosse, insomma, in qualche modo di complicità, di fiducia, di collaborazione. In realtà invece le cose non vanno così. Mamma mi rimprovera di come sono, delle scelte che faccio, papà invece è più così mi rifiuta. Insomma, ognuno di noi può essersi trovato quasi sicuramente nella vita a soffrire perché, o arrabbiarsi perché il genitore gli ha fatto vivere un disagio. E poi si crea questo punto distonico, le cose non vanno come vorrei. Andando avanti rapidamente, il secondo punto distonico sono tutti i rapporti affettivi, sentimentali. Qua abbiamo tanti personaggi che possono rientrare in quest'area. Abbiamo non so, i fratelli, quindi completiamo la famiglia, tutti i parenti, partner, amici, ex, quindi qualsiasi persona con cui possiamo avere un rapporto di tipo affettivo, anche colleghi, se i colleghi in qualche modo fanno parte della nostra cerchia di amicizie. Il terzo punto invece è così definito il punto distonico del rapporti passionali e sessuali, che non ci fermiamo solo al discorso sessuale, quindi ai rapporti, ma anche se sono maschietto, il rapporto con il mio maschile, quindi la virilità che esprimo. Se sono femminuccia, chiaramente qua parlo di femminilità, quindi quanto mi piaccio, che sex appeal ho, che capacità seduttive. Tutti questi argomenti rientrano nel terzo punto distonico. Io qui potrei vivere un motivo di infelicità perché non ho quell'approccio col mondo femminile come mi piacerebbe. Quindi magari c'è il mio amico che è bello, figo, palestrato, di successo e ha più capacità di aggancio. Invece io non ho questa situazione e quindi non riesco con le ragazze, con le donne, e questo potrebbe essere motivo di sofferenza. E allora potrei avere questo punto distonico, chiaramente, che mi provoca dei dispiaceri. E se c'è un punto distonico,
appunto distonizzato, quindi vivo male la situazione, merita essere approfondito questo punto per ambire alla crescita personale. Quindi si parte sempre da uno di questi punti. Andando avanti c'è il quarto punto distonico, e il quarto punto distonico è tutta la nostra autorealizzazione. Quindi partiamo da quella formativa, scolastica, università, per poi passare al lavoro, ma anche agli interessi personali, gli hobby, attività religiose, culturali, sportive, politiche, quindi tutti gli interessi che in qualche modo mi fanno sentire appagato e realizzato, io qua posso avere dei personaggi di riferimento, dei simboli, e magari sono un politico, ma non riesco ad avere, chiaramente i voti che vorrei, quindi questo fare una scalata di carriera a livello politico, e questo mi fa soffrire, mi fa star male. Ci sono quindi dei rivali, degli antagonisti, e anche qui posso avere motivo di sofferenza. L'ultimo punto distonico sono le alterazioni emotive e comportamentali. Qua capite bene, possiamo trovare tutto ciò che inizia a farci star male, quindi ci porta dal benessere al malessere, le dipendenze, le somatizzazioni, ansia di qualsiasi natura, e poi chiaramente si può arrivare che la salute è compromessa, ma ci sono delle altre evoluzioni. Ma nel momento in cui ho l'ansia, non posso uscire la sera con gli amici perché mi vengono gli attacchi di panico, io vorrei uscire con gli amici, ma l'attacco di panico è il mio problema, e allora in quest'area della mia vita, della salute, del benessere, vivo un gap importante. Allora io devo partire da uno di questi 5 punti distonici. La crescita significa la crescita personale, individuale, in quale di queste aree, uno o più aree della mia vita, c'è un vincolo, un problema che non mi permette di crescere, di evolvere, e iniziare non ad attaccarlo, cioè non dobbiamo essere così reattivi, ma dobbiamo iniziare a conoscerlo. Oggi si dice in tante discipline ad averne consapevolezza, perché è la consapevolezza che ti libera dalla prigione. Io capisco che questa relazione per me è tossica, e già il fatto di avere questa consapevolezza ti fa approcciare diversamente al partner o al potenziale partner, e quindi già cambia il rapporto. E allora più facilmente lasci andare una persona invece di trattenerla lì per paura di restare sola a vita. Quindi ecco, questo è importante, capire qual è l'area della vita dove io ho questo punto distonico attivo, quindi ne soffro, iniziare a parlarne, a conoscere e trattare secondo i meccanismi non solo di comunicazione non verbale che ci viene in aiuto, dai semplici prurite e segnali di gradimento e di rifiuto, ma anche fermarsi un attimo e lavorare su quali sono le cause della nostra vita, del passato, la timeline, non so se qualche mio collega ne ha parlato, e andare ad approfondire gli eventi della vita che hanno causato questa sofferenza. Intanto, ecco, siccome oggi ho qua ho tanti allievi bravi, coraggiosi, in forma, che lavorano costantemente sui punti distonici, perché se sono qui oggi all'ultima lezione di comunicazione è perché si mettono in gioco quotidianamente. E nella lezione si porta feedback, c'è uno scambio. Ed ecco che oggi voglio far parlare qui come Oscar, che è un allievo. Vieni qui Oscar, ti faccio una sedia, anzi sediti io posto lì così, io sono un bel singolo, guarda. Ok, Oscar, ecco, è un allievo, è molto preparato e bravo, abbiamo fatto pure un'interrogazione e devo dire è andato benissimo. Ho chiesto a lui se voleva dare un contributo sulla crescita personale, e sentiamo il suo contributo. Beh sì, io, buonasera a tutti inizialmente, io ho deciso di intraprendere questo percorso delle discipline analogiche per diventare principalmente analogista, ma più di tutto per accrescere la mia, come dire, la mia persona, quello che sono. Ero una persona molto timida, insomma molto insicura. E ho deciso di intraprendere appunto questo percorso per, passami il termine, Lorenzo, per sprigionare un po' più di reattività, per utilizzare un termine tecnico analogico, quindi voglio essere più intraprendente, prendere le cose sia di petto ma anche di pugno.
Quindi, dare uno schiaffo a questa timidezza, per così dire, devo dire che è passato quasi un anno di corso e mi sento molto appagato Benissimo. e sto imparando davvero molto. Ma Sto in quale area imparando della tua vita tu stai soprattutto, portando? nel secondo punto di storico, quindi nei rapporti sentimentali e affettivi. Mi sento molto più sicuro di me e questa cosa mi porta anche ad autorealizzarmi, quindi questa cosa si trasferisce poi nel quarto punto di storico, nell'autorealizzazione, quindi anche a livello lavorativo, per esempio. Quindi posso essere più sicuro di me al lavoro e, perché no, professionalizzare questa figura, Ah, quindi beh, diventare certo. analogista. Cavolo, beh, motivato da come ne parla. Ora dico, continua perché è una cosa proprio, si sente l'energia. E poi è un discorso importante quello che dice, lui parte dal sentimento affettivo e interessa anche quello autorealizzativo. Perché lui qui, in questo corso che facciamo, è di studi, FIDA, formazione integrale di discipline analogiche, quindi per studiare i metodi benemiliani e diventare analogista. Chiaramente devi aprire uno studio. Ma è interessante quando dice lo faccio perché voglio lavorare sui rapporti sentimentali affettivi, che significa che lui cosa ha fatto? Nel percorso di apprendimento, ecco, ha anche preso consapevolezza che per poter realizzarsi bisogna automaticamente applicarsi, soffermarsi un attimo sui rapporti Su sentimentali affettivi, se stessi anche. su se stessi anche. Questo quindi vai, se volevi dire qualcosa, non ti No, volevo volevo interrompere. aggiungere anche su se stessi, perché prima non ho parlato soltanto, ho parlato soltanto dei rapporti sentimentali affettivi, cioè quelli che io, i rapporti che ho con le altre persone, ma ovviamente il percorso principale è proprio quello introspettivo, interiore, quindi devo prima sistemare me stesso, per poter applicare le mie conoscenze anche a me. Fantastico, perfetto. Insomma, un po' tipo Alcolisti Anonimi, anzi più che anonimi, qua stiamo praticamente, certo, poi non andiamo sui fatti personali, ma durante i lavori che facciamo qui, le lezioni, chiaramente ognuno, ogni allievo, come anche Oscar, mettendosi in gioco, sono usciti turbamenti condivisi anche con gli altri compagni di classe e questo aiuta anche alle fasi di elaborazione. Ma ripeto, è molto bello e interessante che lui è qui per acquisire un titolo, ma questo è un discorso che però l'ha messo fermo un attimo a dire, per raggiungere questo risultato devi lavorare su un altro punto di storico, che è quello sentimentale affettivo, come se le due cose fossero collegate, perché sono collegati i punti distonici? Cioè, è come se è a cascata, e alla fine vado, torno all'origine, ai miei genitori. Quindi se voglio migliorare, io parto forse dal quinto punto distonico, l'ansia, ma dietro l'ansia si nasconde un successo lavorativo, oppure una frustrazione sessuale, oppure un rapporto affettivo andato male, e poi fino ad arrivare al rapporto fallimentare con il mio genitore. Quindi questo passaggio, io parto dal quarto, ha detto Oscar, per l'autorizzazione, ma si è trovato a gestire il secondo punto distonico, il che significa anche che noi, con tutta la buona volontà, ci possiamo approcciare alla vita con degli obiettivi razionali ben precisi. Voglio aumentare la mia capacità produttiva per lo stipendio più alto, oppure voglio conquistare quella persona, ma dietro questi obiettivi logici ci sono altri punti, ci sono dei punti distonici che possono proprio portarti a soffermarti su alcuni argomenti che non vengono trattati, perché la parte logica persegue i suoi obiettivi che non sempre coincidono con quelli della parte emotiva, delle emozioni. Il nostro inconscio è così. Noi intanto, per voi che ci seguite, chi per la prima volta, poi ci sono allievi, ci sono logisti e loro, chiaramente per loro non sto dicendo nulla di nuovo, è un ripasso al massimo. Ma per chi è la prima volta ad ascoltarci, il suggerimento è di contattare un analogista, un allievo che in qualche modo ha già studiato i cinque punti distonici e chiedere qual è
l'area, qual è il punto distonico della mia vita su cui dovrei soffermarmi per avere una mia crescita personale. E una volta che con il test che si fa, posizione ortostatica, con i piedi, ecco, si prende questa consapevolezza, mettere da parte, è uno sforzo che si fa mentalmente, mettere da parte quegli obiettivi logici e soffermarsi su questi obiettivi analogici, emozionali. Perché se non si appagano e se non si lavora su questi punti distonici, la parte logica non sarà mai poi appagata. Infatti, qui c'è un assioma di Benemeglio che dice: ciò che è obiettivo per la logica è strumento per l'inconscio. Che significa? Che se tu non sei allineato, utilizzo questo termine per intendere in equilibrio, cioè la tua parte logica rema a destra e la tua parte inconscia rema a sinistra, quindi si va verso due direzioni opposte. Nel momento in cui non si è allineati, quindi c'è una distonia, mettiamola così, tra la parte logica e inconscia, ecco che si vanno le due istanze una contro l'altra. Quindi se dovessi dire: mi sveglio stamattina perché voglio fare oggi queste 10 cose per portare a compito questo lavoro, obiettivo logico chiaramente, l'inconscio ti boicotterà tutto. Ciò che è obiettivo per la logica diventa strumento di boicottaggio. Allora inizi a metterti nel traffico, ad andare più lentamente, ad avere problemi su strada, a sbagliare, poi arrivi al lavoro e ti sporchi e poi trovi quella persona e ti arrabbi e succede questo imprevisto. Tanti piccoli imprevisti, la giornata ti va storta, però intanto l'inconscio gode perché si prende un servizio, cioè quello della rabbia, quello della sofferenza, che sono comunque emozioni e godimento per l'inconscio. E la parte logica invece, che si era fissato l'obiettivo che oggi insomma dovrà fare tutte le 10 cose, la prende a quel posto per intenderci, e questo aumenta ancora di più l'insoddisfazione, la sofferenza, la rabbia, ma intanto l'inconscio gode. Questo è il concetto principale. Allora, visto che si inconscio in qualche modo gode, perché non metterci d'accordo, parlarci e dire: allora va bene, lavoriamo su questo punto, ok? Perché poi il 93% delle nostre decisioni, ormai lo dicono anche le neuroscienze oggi, il 93% delle nostre decisioni lo prende la nostra intelligenza emotiva, che sarebbe l'inconscio. Solo il 7%, seppure, diciamo, è anche discutibile questo 7%, la nostra parte logica. Quindi come possiamo pensare di combattere contro un'entità così forte? Allora a questo punto collaboriamo. Se vedo che sono insoddisfatto a livello affettivo, perché ieri sera ho fatto lite con l'amorosa o con l'amico, io non posso pretendere che stamattina mi sveglio e al lavoro sono super performante. Cioè, così diventa un accanimento, anzi, io sto creando le condizioni di un'ulteriore insoddisfazione. Devo prima risolvere il più possibile dentro di me questo problema, che seppure non lo risolvo nell'immediato, perché sono le 7 di mattina, alle 7 e mezza sto al lavoro, come faccio? Almeno faccio un gesto che all'inconscio diventa una carezza. Cioè, chiamo questo amico e dico: senti, stasera possiamo vederci per parlare? Un esempio, chiaramente, non è detto che deve essere proprio così. Questo gesto di interesse verso quel punto distonico già ti fa approcciare diversamente al lavoro, alla giornata, e ti dà una mano. Allora sei performante, allora l'inconscio non ti boicotta, ti aiuta, ti dà lo sprint, ti dà il gas, e tu vai dritto al lavoro e riesci chiaramente a raggiungere tutti i risultati. Quindi ecco, anche questo del lavoro è molto importante. E riprendendo il ruolo dell'analogista, dicevo prima, l'analogista poi è una figura che grazie all'istituzione UPDA si evolve sempre di più. Infatti non è solamente il professionista d'aiuto, come dicevo prima, ma adesso l'analogista entra anche nelle aziende, fa formazione, chiaramente con tutti i metodi delle discipline analogiche, quindi benemeliane. E allora, ecco, stiamo sviluppando un programma che a breve sarà in rete, che ci permette a tutti gli analogisti di, attraverso UPDA, anche andare nelle aziende e fornire i metodi benemeliani chiaramente nelle aziende. Allora entrare nel team, cercare di gestire quei conflitti che possono esserci in un team. Se già dentro di me, dentro la mia persona, tra la parte logica e inconscia, si creano queste dinamiche, figuriamoci in un gruppo di 10 persone.
E là si parte tutti quanti con obiettivi logici. Poi l'azienda ti dà degli obiettivi anche, dice entro fine mese dovete visitare questi clienti. Però poi, certo, tutto bello, andiamo a fare. Ma se anche qui ci sono dei conflitti interni sul lavoro, insoddisfazione, come si fa a raggiungere quell'obiettivo? Diventa sempre più complicato. Il capo vuole, intanto ti dà una scadenza e deve essere di diritto un po' manipolativo con la sanzione. Allora, ecco, l'analogista fornisce una serie di strumenti che possono essere utili alle varie figure, dal team leader a il venditore, a chi fa il colloquio di lavoro, alle varie risorse. Ecco, non diventeranno logisti, ma saranno in grado di poter sfruttare quegli strumenti per migliorare le proprie prestazioni, migliorare il team. E pensate, le aziende sono una macchina importante, portano avanti il commercio, oggi tutto passa dal lavoro, giustamente. Le discipline analogiche entrano molto forte nelle aziende, per esempio. Molti di voi avete sentito parlare di tipologie, sicuro se siete qui una volta almeno asta, cerchio e triangolo ne avete sentito parlare. E noi parliamo, Oscar per esempio, nel maschio, nel femmina, ognuno di noi ha una propria tipologia. E chiaramente dentro di noi ci sono i nostri conflitti, i meccanismi di difesa, paure, le stesse cose, dinamiche che hanno un'azienda. Hanno degli obiettivi, dei conflitti interni, quindi un'azienda ha un'anima, ha un inconscio e anche questo inconscio si va a formare una tipologia in questo inconscio. Ed ecco, per esempio, ci sono tipologie asta, cioè aziende asta, aziende triangolo, aziende cerchio. Per dirne qualcuno, c'è l'azienda asta che può essere IKEA, oppure, e ora vi spiego perché, la Lego, oppure la Kinder quando ti mette la sorpresina dentro l'uovo. Perché ti dà questo comando, vai a casa e montatelo, ti do dai dritte come devi fare e montatelo. Allora ti fa fare questa regressione di quando eri piccolino e chiedevi a papà come si monta, o si fa l'aquilone, o si monta un qualcosa, e lui che con la chiave lì smanettava e ti faceva subito il pacco della sorpresa che c'era dell'uovo, l'uovo di Pasqua. Pertanto vai a casa, vai a IKEA, sei stimolato asta, è un'azienda asta IKEA perché ti dà tutte queste direzioni. Ti compri sto mobile e dici, beh, ora vado a casa e vado a montare però. Ti piace, ti appassiona leggere il giornale lì, è come vivere un'esperienza a montare sto mobile IKEA. Ma questo tipo di azienda aggancia chi è stimolato asta. Ok, cioè chi è attratto da questa tipologia, perché chi invece è attratto dal triangolo e non dall'asta non va sicuramente a IKEA. Sì, vai, monta una casa, quanto sta? 50 di più, 100 di più, vieni a casa, me lo monti, perché vuoi un atteggiamento più a triangolo? Ci sono io che faccio per te. Azienda triangolo, c'è la MSC, per esempio, le crociere, oppure la McDonald's. Pensiamo a McDonald's, già prima a forma di casa, quindi tu vai a McDonald's e ti senti di stare in questa situazione di casa, tanti colori, quindi un po' vanno a riattivare il tuo bambino che deve giocare. L'Happy Meal è una scatoletta dove c'è all'interno una sorpresa, quindi un contenitore. Il triangolo richiama è tipo materno, quindi c'è sempre poi una sorpresa, ma questo è un altro discorso. Intanto ti culla, ti accoglie. Fanno tutto loro, anche le MSC, le crociere, dicevo prima, non è che sia pubblicità, insomma, pubblicità gratis, perché alla fine non spiegare i progetti. Dove vai alle MSC, prenoti, fanno tutto loro, cucinano per te, ti puliscono la stanza, fanno tutto loro, capito? E tu non gli fai niente, però devi essere attratto dal triangolo, perché se invece il triangolo tu lo rifiuti, le MSC non vai, dici preferisco il viaggio con il tour operator al massimo, ma anzi no, non lo faccio da solo. Vai su Ryanair, ti prenoti il volo, poi vedi escursioni da fare a Praga e allora te le vai a cercare tu. Ma se ti piace il triangolo e l'MSC o i tour operator organizzati bene, sono aziende a triangolo, fanno tutto loro per te. Tu devi solamente portare il tuo culo e i tuoi soldi e viverti l'esperienza. E tu basta, devi fare questo. Quindi
per dirvi, se anche una, non solo una persona ha una tipologia e quindi attrae e avvicina delle persone, ma anche un team ha una tipologia, anche un'azienda ha una tipologia, è importante avere queste informazioni per essere sempre vincenti. Però vabbè, non mi sono stancato a parlare, cioè non so se ci sono domande. Rimane l'azienda Cerchio. Prima dell'azienda Cerchio, la vuoi sapere? L'azienda Cerchio qual è? Amazon, Amazon, penso brava. proprio Amazon, perché Amazon mette al centro l'individuo, proprio la persona. Tu sei lì, sei al centro del loro mondo, al centro del loro Guarda, dai magazzino. consigli, Esatto, i dagli consigli acquisti. suggeriscono le cose da comprare in abbinato a quello che hai messo nel carrello e ti danno un sacco di consigli. Hanno anche capito. Hanno anche carrello, se vuoi comprare, sì, qualsiasi cosa c'è, loro ti dicono e ti indicano, ti consigliano, non c'è mai limite a quello che puoi comprare su Amazon. Ti fanno desiderare poco, però è questa cosa magari non va bene per qualcuno, però di sicuro mettono al centro la persona. Esatto, bravo, Esatto, vedi? esatto. Quindi, ecco, basta, insomma, poi diventa creativo Esatto, tutto, posso capito? intorno a te. Va bene, quindi detto questo, se ci sono domande da casa, poi chi invece vedrà non è in diretta, perché poi non so se da Facebook o da YouTube ci sono domande, ma lì penso che è un po' difficile trovare, insomma, provare a rispondere perché siamo su Zoom. Eventualmente poi dopo, se andranno a vedere le varie dirette, ci saranno delle domande, proverò a rispondere a qualche domanda. Ma qui, chi è su Zoom, se ha qualche domanda, la faccia ora, altrimenti andiamo avanti. Allora andiamo avanti. Oltre a Oscar, bravissimo, insomma, che vi ho voluto far conoscere perché è un bravo ragazzo e ha quindi portato la sua esperienza di crescita personale, ma è sempre tutto in divenire, quindi le cose cambiano. Per quanto riguarda invece la parte professionale, voglio farvi conoscere un altro bravo ragazzo. Grazie Grazie Oscar, grazie a tutti. mille. Ecco qui, anche bello, palestrato, vedete così, questo atteggiamento qua. Sulla crescita professionale, perché allora, anche Boris a breve avrà l'esame, quindi diventerà un analogista, ma lui è già un professionista d'aiuto. E quindi ha portato un contributo già alla sua professione. Faccio parlare lui perché Eh lui sì, può dire. diciamo che mi sono avvicinato alle discipline analogiche proprio per ampliare un circuito, cioè una mancanza. Avevo la necessità di capire perché facendo un certo tipo di lavoro, io sono osteopata, fisioterapista, mi occupo di leggi biologiche, per chi sa e conosce Amer, quindi faccio tutta una valutazione anche biologica. Quindi parto dal sintomo per capire un po' come e che cosa sta vivendo la persona in quel momento, nel momento in cui arriva in studio. Ora, potevo aiutarli dal punto di vista strutturale, attraverso il dialogo, la comunicazione, ma sentivo che c'era qualcosa che mancava a non chiudere un cerchio, perché comunque i cerchi qua ho visto che si chiudono e si aprono continuamente, quindi, però come potevo veramente dare un aiuto più profondo, un aiuto più mirato ai pazienti, clienti che arrivavano in studio. Quindi poter aiutare nella fase, diciamo, successiva al trattamento. Allora, che ho fatto? Mi sono andato a cercare analogie con sintomo e mi sono ritrovato poi a vedere questa scritta Università Popolare Stefano Galileo. Sono andato comunque a vedermi i suoi video, mi sono incuriosito e ho chiamato, diciamo, Stefano Galileo, che poi mi ha dato il numero di Lorenzo e sono qui a Bari a frequentare questo corso. Ma la cosa spettacolare di tutta questa vicenda è, oltre, come ho detto prima, la crescita personale, perché io ho fatto tanti percorsi, ma questo è un ulteriore accrescimento dal punto di vista personale, quindi dei rapporti, nelle relazioni, con il lavoro, quindi ti approcci anche in maniera diversa al lavoro, tant'è che sto cambiando proprio lo studio, cioè sto cambiando lo studio dividendolo, cioè facendo, essendo sempre io, Boris, osteopata, riconosciuto, fisioterapista, riconosciuto, riconosciuto, va bene, però cambiando proprio la mia idea di tutto e mettendo dentro l'idea di analogista, cioè di essere
analogista, quindi di lavorare su più fronti con la stessa medesima, diciamo, testa, tra virgolette, che poi è pancia in realtà. Quindi la cosa che mi ha stupefatto e quindi era questo dialogo con questo inconscio, cioè riuscire attraverso, e anche un dialogo rapido, cioè non dover aspettare mesi affinché una persona abbia un risultato o si verifichi qualcosa che porta un cambiamento alla persona stessa e quindi non solo a quello che circonda quella persona. Io già non ho finito il percorso, però ci sto già lavorando e quindi ho messo su un sistema mio personale, quindi che faccio? Tratto una persona, poi la testo dal punto di vista metafisico quasi sempre e la induco a comprendere che c'è un problema perché l'ho rilevato anche in precedenza, cioè ho rilevato che c'è attraverso un sintomo qualcosa che non va dal punto di vista emozionale. Allora, facendo il test che si fa, l'ultimo, diciamo, anno, la seconda elemento, quindi il lavoro metafisico, riesco a percepire quello che sta succedendo in quel momento. Glielo traduco rispetto a quello che ho percepito, glielo traduco così come viene fuori e aspetto la reazione della persona. Questa persona mi dà un feedback positivo, io in quel caso lo aggancio e quindi riesco a quel punto a portarmelo come cliente analogico, quindi come cliente, diciamo, del lavoro attraverso questa ipnosi che facciamo, e portare in lui un cambiamento o in lei un cambiamento incredibile. Cioè il feedback che io dopo ho, dopo una prima seduta, perché poi non è che stiamo parlando di 2 anni, 3 anni, 10 anni di terapia, dopo 2 sedute, una seduta anche, ricevere questa persona la settimana successiva che mi dice: Boris, io avevo questo problema con mia figlia, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto quel lavoro e adesso già ho migliorato, mi stanno guardando in maniera diversa, cioè è cambiato, è come se fosse cambiato intorno alla persona, cioè tutto quello che c'è intorno alla persona è quello il cambiamento. È questa cosa che mi ha spinto anche a cambiare proprio il mio modo di approcciarmi a questo, cioè ti dà quella sensazione di poter leggere in qualunque momento, attraverso la comunicazione, attraverso le tipologie, attraverso tutti i sistemi che conosciamo, che sono tanti, come poter aiutare concretamente la persona senza far passare del tempo, cioè avere un risultato. Io sono anche storico dell'essere, però mi piace vedere i risultati arrivare da certo. quel punto di vista, perché la mancanza qual era? Che facevi la tecnica bene, facevi quindi la manipolazione, ok, risolvivi al momento, però dal punto di vista biologico capivi attraverso le 5 leggi biologiche che c'era qualcosa che stava andando con i genitori, cioè riuscivi a dedurre che cosa stava succedendo, però come glielo risolvi questo problema? Cioè, alla fine, come faccio a risolvere? Perciò poi sono andata alla ricerca, quindi ho cominciato a ricercare su questo e la ricerca mi ha portato qui e in questa situazione. Questa ricerca mi ha portato ad avere dei risultati veramente inaspettati anche per me, perché riuscire dopo una seduta a dare quell'informazione e a mettere una persona che ritorna con felice, cioè veramente con questa felicità negli occhi, che gli si legge e dice: dopo dobbiamo lavorare anche su quest'altra cosa, perché poi cambiano i vari punti distonici su cui uno vuole lavorare, perché dice se mi va bene, cioè se sto così bene, la voglia poi di continuare a fare un lavoro ti gratifica, cioè comincia a ti penalizza, ma ti gratifica, diciamo. Perché la crescita, una volta che inizia, non finisce mai, ci No, sono sempre volte. esatto. Come per noi, futuri operatori, così anche per chi sta, se, diciamo, ci segue, sia come leader, ma anche come operatori olistici, in senso proprio generale, ci segue così per una crescita motivazionale, ha bisogno di direzionare,
gli si aprono altri orizzonti che prima aveva celato. E quindi questo è quello che è la mia esperienza pratica, perché poi qual è la cosa importante? Io ho detto, questo lo comincio a prendere all'inizio, dice, ma no, voglio testarlo, cioè voglio vedere, funziona veramente, perché tra il dire e il fare poi c'è di mezzo tanto mare. Allora mi sono messo lì e le prime cose che prendevo già le riproponevo praticamente, perché faccio un lavoro, sì, di intelletto, perché devi lavorarci, devi pensare, devi lavorare, però ho bisogno di sentire che la persona risponde alle cose. Le ho testate tutte. Ultimamente, con il lavoro con metafisico, sta veramente venendo fuori, e con il lavoro della fisionologia, sta venendo fuori un pacchetto veramente completo di soddisfazione, io chiamerei così, di soddisfazioni personali, che sono quelle mie nella crescita, ma di dover veramente cambiare da un giorno all'altro la persona. Ed è questo che mi sta dando la forza, perché con un weekend è dura, con il lavoro che c'è da fare, superare il weekend più tutto il lavoro della settimana, ritornare l'altro weekend, io qui insegno anche in un'altra scuola, queste qua di eccetera, quindi tutto questo ogni sabato e domenica per mesi ha un costo dal punto di vista, però mi sta premiando da questo punto di vista, e questo è quello che auguro a tutti quelli che vorranno partecipare e mettersi in gioco da questo punto di vista, perché poi alla fine deve essere un gioco, perché è vero che ci stiamo lavorando, perché ci si impegna, bisogna studiare, bisogna darci dentro in tutte le maniere, però è un gioco, cioè lì riesci a trovare quelle che erano le motivazioni di quando eri bambino, quindi eri bambino, con cui ci andiamo a rapportare. Quindi questo è la cosa che è ancora più affascinante, perché il dialogo è una risposta fra te stesso e il bambino della persona, quindi fra l'analogista, che è un traduttore, cioè non è, io non interpreto nulla, come ci hanno insegnato, non c'è da interpretare, ma c'è solo da tradurre, e da tradurre in maniera fedele quello che il mio bambino di quella persona sta tirando fuori, e quindi accoglierlo, stimolarlo, dargli una destabilizzazione per poter lavorarci meglio, oppure se coccolarlo, se ha bisogno di essere coccolato. Quindi questa completezza è il fascino di queste discipline integrate nella mia professione. Fantastico, bravo, mamma mia, ce l'ho molto tanto. Grazie. No, questo è molto bello il contributo che ci dà, perché hai trasmesso la passione del lavoro che fai e che stai anche facendo poi, perché poi l'analogista è una cosa in più, uno strumento in più che è nel cassetto degli attrezzi che dai ai tuoi clienti e ai tuoi pazienti. Molto bene, grazie Boris. Grazie a voi, buon proseguimento. Qualcuno ha scritto in chat di ripetere i 5 punti distonici. Allora, ripetiamo, riscriviamoli, perfetto, i fori sono finiti, come sempre all'ultimo momento. E ora poi vado anche all'altra domanda, che è di Luisa. Allora, per scusate le spalle, Livio. Per Livio, quali sono i 5 punti distonici? Ti li scrivo qua, ok? Al primo punto, la famiglia d'origine. Famiglia d'origine, e qui abbiamo mamma e papà, sono chiaramente i due simboli, i due personaggi principali con cui abbiamo delle relazioni, dei conflitti sin dai primi momenti di vita. Poi abbiamo il secondo punto distonico, abbiamo i rapporti sentimentali e affettivi, quindi scrivo direttamente sentimentali e affettivi. Qui abbiamo chiaramente amici, parenti, partner, e oggetti di desiderio.
Ok, poi tante ex, ok, tante persone, comunque chi noi riconosciamo un valore affettivo, in buona sostanza. Terzo punto, abbiamo i rapporti passionali sessuali. E sessuali. Quindi abbiamo il concetto di femminilità o virilità, poi c'è anche il concetto, è sempre partner, oppure come si usa adesso con il linguaggio pompa amico, insomma, così è pompa amica, oppure partner, eh sì, non volevo utilizzare, no, perché io di musica non ne capisco niente. Lavoravo in officina, quindi ero lì. Allora, partner, che poi amante e quant'altro, chiaramente nella sfera passionale sessuale. Chiudiamo la parentesi, se no qualcuno si lamenta. 4. Autorealizzazione. Quindi abbiamo qui autorealizzazione. Autorealizzazione. E qua possiamo avere il lavoro, capo, quindi tutti i simboli di conseguenza, capo, collega, dipendente, cliente. Poi abbiamo chiaramente la formazione, quindi il mio docente, il mio compagno di studi, quindi formazione. Vado sugli argomenti, ma qua, anche qua ci sono i personaggi. Formazione. Poi tutti gli interessi politici, culturali. E allora abbiamo il parroco della parrocchia lì, insomma, abbiamo anche il collega di box, perché faccio box, tiri pugni, sto sacco, interessi. E allora c'è il mio istruttore. Quinto punto, sono alterazioni emotive e comportamentali. Alterazioni emotive comportamentali. Quindi qua può esserci la mia ansia, la mia dipendenza, e anche qua, ecco, dipendenza affettiva, quindi può rientrare un partner nella dipendenza affettiva, può rientrare una cura che faccio, farmacologica. Quindi sono diabetico, l'insulina, oppure lo psicofarmaco perché prendo i psicofarmaci per dei motivi, o anche malattie, entrano, possono, inizia da qua in realtà, poi c'è l'evoluzione e altro. Ok, quindi questo è per dire che per quanto possiamo essere molto così, ci dedichiamo al nostro benessere psicofisico, alle relazioni, a un buono stile di vita, ci sarà sempre uno di questi cinque punti distonici in cui le cose non andranno come vorremmo. E questa condizione, che c'è un punto distonico, qualsiasi sia, è un punto di debolezza, perché gli interlocutori più o meno bravi, ecco, si riescono a infilare questi turbamenti in queste distonie portando ulteriori disagi oppure vendendoti cose che per te non servono di fatto, creandoti ulteriore sofferenza. Perché tanto l'inconscio la sofferenza va bene lo stesso, poi la parte logica se la prenderà ancora di più e l'inconscio godrà ancora di più. È una, a quel punto una degenerazione continua a tutto questo. Chiaro, Livio? Perfetto, ti ho risposto a questo. Ecco, Luisa, da professionista oristico, concordo con Boris, anche per me le discipline analogiche hanno rappresentato e rappresentano un valore aggiunto nel lavoro con i miei clienti ed inoltre permette di intervenire in modo mirato. Il cliente si sente inoltre soggetto attivo che crea il proprio cambiamento. È un concetto importante, grazie Luisa di questo contributo, che il soggetto si sente parte attivo, cioè non è che vieni qua, faccio tutto io. Noi operatori siamo strumenti, utilizziamo dei metodi e siamo dei tecnici, ok, ma l'evoluzione è sempre il nostro interlocutore che lo fa. Puoi parlare del bambino interiore, Cristina? Ecco, sì, e allora annulliamo tutti gli appuntamenti per i prossimi 2 o 3 mesi, che siamo qua, Cristina. Bella questa domanda, solo che ora vedi.
stimolato. Sì, vero, interessante, sì, infatti, stimolato. Va bene, allora parliamo un attimo, do la risposta a Cristina, perché ci puoi fare un esempio di come la famiglia d'origine sviluppa il sintomo? Ah, beh, ok, allora un attimo solo, Franco, proviamo a rispondere a Cristina, poi mi prendo 2 minuti in più per rispondere a te. Allora, parliamo del bambino interiore. Qualcuno di voi forse già conosce l'analisi transazionale, dove c'è una suddivisione dell'io bambino, l'io genitore e l'io adulto. Ok, questo io bambino, se vogliamo utilizzare i verbi modali, si identifica nell'io voglio, l'io genitore nell'io devo e l'io adulto nell'io posso. Ok, quindi io razionalmente mi identifico nell'io posso, cioè perché sono adulto, posso fare queste cose qui, posso permettermi di bere l'alcol, di girare con la macchina, di fare altro. E invece il bambino, l'io bambino, si identifica nell'io voglio, come un bambino esattamente, piace giocare, divertirsi, vuole emozioni, vuole divertimento, quindi si aggancia, si coinvolge emotivamente a tutto ciò che gli fa fare un giro in giostra. Perché da piccoli noi non stavamo a pensare allo stipendio alto oppure alla crisi energetica. Togliamo Greta Thunberg, che è un simbolo costruito appositamente per identificarsi sin da piccoli che c'è questo problema. Ma parliamo di 40 anni fa, quando si giocava per strada a pallone fatto con la pezza, le bambole così. C'era l'importante, non è niente se la mia bambola è così o non è così, ma io gioco, cioè le do un'anima a questa bambola, mi diverto. Il bambino interiore è questo quello che vuole, ma è compresso e represso da questo io adulto, lasciamo stare il genitore, da questa parte logica, che attraverso i suoi meccanismi mentali, meccanismi di difesa, possiamo vedere ci sono delle resistenze, sovrastrutture, vanno a reprimere questo io bambino, questo bambino interiore, che soffre, siamo sempre noi. Cioè non è che noi abbiamo delle personalità dentro di noi, non immaginiamola così la cosa, sono uno, io, ok, però vivo un evento in diverse dimensioni. Quindi se io sto parlando con voi qui a telecamera, c'è una parte di me più razionale e mentale che pone dei meccanismi di difesa, magari non mi fa dire determinate parole, mi fa evitare altre, mi fa fare l'argomento in un certo modo. E poi c'è un mio bambino che si sta nutrendo di emozioni, sta in tensione, sta godendo, perché poi il mio bambino vuole coinvolgimento, vuole emozioni. E allora so che ci sono delle persone che mi ascoltano e hanno delle aspettative, questa cosa qui mi pone chiaramente in tensione e lui sta godendo. E allora io con la parte logica dico fatelo sto giro, fate, è come se mi sto mangiando un gelato, sta godendo, quindi il gelato bello col cono, che tu lecchi e tutto, e così ti sporchi tutta la faccia, non è che stai lì a dire mi raccomando come devi fare, bello brutto, che la parte logica invece fa. E allora io seguo il mio bambino interiore, in questo momento gli faccio fare il giro in giostra e cerco di farglielo fare sempre, senza pedagogizzarlo con no, devi comportarti così, perché se dovessi comportarmi in modo coercitivo, prima o poi lui me la farà pagare. Dicevo prima, ciò che è obiettivo per la logica è strumento per l'inconscio. Mi fermo qua, Cristina, poi volendo possiamo anche approfondire. Ci puoi fare un esempio di come la famiglia d'origine sviluppa il sintomo. Quindi tu praticamente vuoi tutto questo percorso qui. Ecco qua. Bene, queste domande adesso perché create tensione di più in me, mi state mettendo in netta difficoltà e io poi essendo distonico dell'essere, chi non le sa queste cose qua le prendesse per buone, mi agganciano perché... anche qui ci vorrebbero ore, però faccio una sintesi. Tutto può partire, seguimi nel discorso, prego Cristina, seguimi nel discorso, vediamo un po' come... Franco, sì, grazie. Franco, seguimi un attimo il discorso Franco. Parte tutto che io posso avere conflitto con papà, 5 anni, papà e mamma si separano, e papà va via di casa, lascia mamma. Dopo che le ha rovinato la vita, ha tolto i soldi, sto facendo questo esempio proprio per farvi capire come ci può essere un'evoluzione. Quindi io ho un dispiacere nella mia vita e il simbolo qui è papà, sono arrabbiato con lui o ne soffro, non importa come, ma il fatto che papà si è comportato così mi ha creato un trauma, che a questo punto, chiamiamolo così, trauma,
che a questo punto io dico come vorrei che le cose andassero nella mia vita, come il mio amico che vede il papà col Porsche e la moglie bella, la mamma felice a prenderla, lui entra il mio amico in macchina e invece mi trovo che mia madre sola con la macchina, con la marmitta rotta e i vetri che non si alzano più e soffre, piangerà tra 5 minuti in macchina. Così, ecco, questa situazione mi fa vivere un disagio nel primo punto distonico, ma io poi cresco. Cresco e chiaramente mi rapporterò con soggetti di sesso femminile, se sono etero, nell'ambito sentimentale, o se sono maschile, se sono omosessuale. E pertanto, ecco, che cosa succede? Ci sono delle leggi e delle discipline logiche che spiegano un po' come più o meno ti comporterai. Intanto, in qualche modo, succede che io vado a replicare il rapporto che è successo tra mamma e papà, quindi la storiella tra me e papà nella mia relazione. Quindi ci sarà comunque un'insoddisfazione affettiva di qualsiasi natura. Magari lei mi ha abbandonato come ha fatto papà con mamma, o io a un certo punto l'abbandono e quindi ecco che porto quella sofferenza o quella rabbia dal primo punto distonico al secondo punto distonico. Ma per far questo devo creare prima il simbolo partner, selezionarla, tutto inconsciamente questo, selezionarla tra tanti partner che possono farmi soffrire e per poi arrivare a tale sofferenza. E così a questo punto, ecco, mi innamoro della segretaria o della vicina o della maestra o dell'allievo, della dipendente, quindi diventa qualcosa di più di pato sessuale, perché qua voglio dimostrare il mio potere sessuale, ma anche la mia amante mi abbandona, nonostante c'era questo rapporto, qui facendomi sentire poco maschio. Ok, e quindi ecco qua abbiamo tre persone diverse, ma c'è una praticamente ascesa dei miei turbamenti, delle mie sofferenze. A quel punto qua può essere che va tutto a rotoli, perché io volevo sentirmi realizzato, una famiglia, sono arrivato a 50 anni. E anche qua il lavoro non ho raccolto niente, non ho una famiglia, ho distrutto la famiglia, il rapporto con i miei genitori sono andati male, con l'amante neanche niente. A questo punto io più mi accanisco per avere la mia vita felice, più boicotto anche il lavoro. Quindi avevo dei clienti, un'azienda e incomincio a boicottare anche quest'area della mia vita, perché non produco più bene, non sono più performante, non capisco più cosa i miei clienti vogliono, come devo gestire i miei dipendenti. Ecco che allora, sofferenze, 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 sofferenza, a un certo punto, arriva l'ansia, mi sveglio la mattina, l'ansia, perché anche il sintomo è un simbolo, cioè ti ricorda che tu soffri. E a quel punto il sintomo, dico sempre, sono come le spie rosse del cruscotto che ti dicono: fermati, deficiente, perché c'è dei problemi, non puoi continuare ad andare avanti, perché se continui ad andare avanti rimani per terra, quindi si blocca tutto, il sintomo diventerà una malattia. E a quel punto devi stare a rincorrere alla soluzione: come faccio per curare questa malattia? Ma nel frattempo ti sei perso il resto della tua vita, e che ci sono personaggi che hanno contribuito alla formazione di questo sintomo, sono gli azionisti, cioè quelli che comprano le azioni, no? Della tua sofferenza. Devi trattare loro, perché se tratti loro, di conseguenza anche il sintomo diminuisce e allora inizia così la non escalation. Ok, quindi andiamo, torniamo indietro, mi occupo, sono più performante al lavoro, i miei interessi li porto a termine, riesco più ad avere un sex appeal, poi i rapporti migliorano e automaticamente arrivo che sento, ecco, il mio sentire di sistemare con papà. Quindi ci lavoro fino a tornare a papà e dire: caro papà, mi hai fatto soffrire, capisco e non capisco, anche tu evidentemente da piccolo hai sofferto per altri motivi, io ti accetto perché ti sei comportato così, non voglio più portare avanti questo conflitto con te. Ecco che avviene poi, io non dico il cambiamento, perché il cambiamento, noi cambiamo casa, cambiamo macchina. Noi ci trasformiamo, evolviamo, non cambiamo, ma facciamo un'evoluzione, trasformiamo qualcosa che abbiamo dentro di noi da negativo in positivo, come la prima legge della termodinamica. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
Perfetto, grazie a tutti, ho finito qui. Non c'è altro da aggiungere? Ecco qua. Molto bene. Se poi ci sono domande, non so Francesca come stiamo gestendo ulteriori domande, se ci sono su internet le troveremo o se state dando un'email, numeri di telefoni, no? No, meglio di no ora. No, Ronzo, guarda, Francesca torna tra poco, sono Alessia. Sì, Alessia. Ciao. Ciao Alessia, cavolo, così cambiate senza dire nulla. Non ero pronto. Allora no, guarda, non, cioè, nel senso sono le domande che hai letto, quindi okay, tranquillamente okay. Puoi insomma salutare i partecipanti. Ok, grazie Alessia, Francesca, che oggi insomma siete gli angeli custodi dell'online che state seguendo tutto questo. Grazie a tutti quanti, grazie ai ragazzi che ho qui, che a Oscar e Boris che hanno dato con coraggio e determinazione, hanno fatto un atto celebrativo che è una cosa importante. Grazie a tutti voi presenti su Zoom che avete seguito qui e a chi seguirà online. Buona giornata delle discipline analogiche e divertitevi su tutto, lasciate libero il vostro inconscio e amatelo. Ciao ciao, grazie Alessia, ciao. Ciao, ciao Ronco, grazie mille. Bene ragazzi, quindi...